Novembre 1962. C'è qualcosa di strano. Le edicole della capitale vengono ad un certo punto prese d'assalto, letteralmente, da persone che vogliono acquistare una rivista. È il Novy Mir, la rivista letteraria più importante della Russia. C'è qualcuno che non sa neppure il nome della rivista, evidentemente non è uno specialista, ma chiede all'edicolante: ma sì, voglio quella. Quella dove c'è scritta la verità. E la cosa incredibile è che anche gli edicolanti sanno di che cosa si tratta. Cos'è successo? Per la prima volta in Unione Sovietica, questa rivista pubblica una novella di un autore giovane, sconosciuto, tale Aleksandr Solženicyn, che parla della vita nei lager. E non ne parla in maniera drammatica, denunciando gli eccessi, denunciando le torture. Ma racconta la giornata, una giornata di Ivan Denisovich, dove i detenuti vivono la quotidianità, i rapporti, il lavoro, la fame, il bisogno, il freddo, e lo possono fare in tanti modi. Lo possono fare da mezzi uomini oppure da uomini. E Solženicyn, questo giovane autore, Solženicyn, fa vedere come nei lager, con tutto il dolore, con tutte le vessazioni che si vivono, è possibile vivere da uomini. C'è ad esempio un vecchio detenuto, non si sa neppure il suo nome, si è perso, e lo chiamano U81, eppure quest'uomo non si spezza. Fra tutte le schiene curve, egli si distingueva per il suo portamento eretto. E la sua testa, scolpita in pietra dura, scrive l'autore, non si chinava nella scodella come quella di tutti gli altri, ma restava alta. Quello che mette in moto la novella di Solženicyn, Una giornata di Ivan Denisovich, è una cosa che noi facciamo fatica a capire e a credere. Io ne ho avuto la testimonianza anni fa, era il marzo 2008. A Mosca Solženicyn era ancora vivo, tra pochi mesi avrebbe compiuto 90 anni, era uscita una sua importante biografia e tra le persone che in quella occasione sono intervenute, appunto parlando del libro, parlando di Solženicyn, ricordo in particolare un vecchietto, Viktor Levenstein, 85 anni, che uscito fuori raccontò: guardate, io ho avuto una vita dura. Mio padre, ingegnere della metropolitana di Mosca, fu arrestato nel 1937 e morì in lager. Mia madre fu arrestata 2 mesi dopo di lui come moglie di un nemico del popolo e anche lei finì nel lager. Io, a mia volta, allevato da parenti, dopo la guerra sono stato arrestato e anch'io ho scontato alcuni anni di lager. Poi sono stato rilasciato, ho cominciato a lavorare. Io odiavo il regime, ma vivevo come un topo nella mia tana. Avevo paura di tutto e di tutti. Ed ecco che ad un certo punto arriva questa novella. E io mi rendo conto, quando ho avuto una copia da un amico, che l'autore, vedo la fotografia, era uno che era stato nel lager con me, che insieme a me aveva vissuto, sofferto, eppure lui aveva avuto il coraggio di uscire a mani nude contro questo sistema impietoso e di sconfiggerlo. E allora anch'io, mi ricordo questo vecchietto, e allora anch'io, dice, per la prima volta, anch'io, come un uomo, mi sono alzato in piedi. E ho cominciato a vivere. Ecco, questa è stata l'ondata di dignità umana, di verità e di libertà suscitata da una semplice novella pubblicata in una rivista letteraria. E che cosa avvenne? Avvenne che nei mesi successivi Solženicyn cominciò, lui stesso era uscito dal lager soltanto 6 anni prima, nel 1956, si era messo a scrivere questa novella aveva cominciato a scrivere il 18 maggio del 58, l'aveva tenuta nel cassetto
fino al 60. Nel 60 aveva detto bando alla prudenza, la faccio leggere a qualcuno, e poi aveva avuto il coraggio di portarla alla redazione di una rivista letteraria. Anche per lui non era stato facile fare questa scelta, ma dopo il suo passo di coraggio, dopo il suo rischio di libertà, da tutta l'Unione Sovietica comincia a ricevere decine, centinaia di lettere, documentazioni, memorie, testimonianze di persone che avevano vissuto il lager e che testimoniavano di quello che loro avevano sofferto, oppure che di molti altri intorno a loro, che non erano più ritornati dai luoghi di pena, avevano vissuto. E allora Solzhenitsyn capì che aveva un compito, aveva il compito di raccontare e di dare un nome, una storia, un volto a tutti questi invisibili. E scriverà l'Arcipelago Gulag, tre volumi, Arcipelago perché si tratta di tutta questa serie di infinita di isolotti che coprono tutta la superficie dell'Unione Sovietica a formare un gigantesco arcipelago, e Gulag è il nome della abbreviazione della Glavne Upravljenje Lagerei, cioè la direzione centrale dei lager. Appunto, tutta l'Unione Sovietica era coperta da questa fitta rete di lager, di cui Solzhenitsyn, con l'aiuto di questi 227 invisibili, adesso nelle edizioni dell'Arcipelago Gulag uscite dopo la perestroica, Solzhenitsyn ha voluto che fossero citati tutti i nomi e i cognomi di questi suoi coautori, per raccontare la storia di queste vittime, la storia delle repressioni e testimoniare come in tutte le circostanze l'uomo può mantenersi uomo. In uno dei romanzi di Solzhenitsyn, uno dei personaggi che in qualche modo raffigura anche proprio autobiograficamente Solzhenitsyn, ad un certo punto dirà ad un suo compagno di cella: a volte sento con chiarezza che in me non tutto sono io, c'è qualcosa di indistruttibile, di altissimo, un frammento dello spirito universale. Lei non lo sente? Ebbene, ecco, l'Arcipelago Gulag e l'opera tutta di Solzhenitsyn, Ivan Denisovich, La casa di Matriona, i grandi romanzi come L'ultimo cerchio, Il primo cerchio e Reparto Cancro, oltre all'Arcipelago Gulag, sono proprio tutti intrisi di questa consapevolezza della dignità, della verità dell'uomo che non si può spezzare. Solzhenitsyn si assume un compito titanico. Per far questo si isolerà per 2 anni in un'isba lontana, in Estonia, lavorerà a ritmi serrati, senza vedere nessuno, con tutta una rete, diciamo, di cospirazione di invisibili che non solo gli forniscono i materiali dei lager, dei campi che lui non ha potuto vedere, ma anche gli portano da mangiare, ricopiano i suoi dattiloscritti, custodiscono le copie, e ci sono delle pagine anche tragiche, come quella di una sua dattilografa, Elisabetta Vorognanskaja, che nel 73 si suiciderà perché dopo essere stata arrestata e torchiata per alcuni giorni dal KGB, aveva malauguratamente rivelato dove era custodita la copia del manoscritto che era stata affidata a lei, e presa dalla disperazione, pensando che quest'opera sarebbe così stata condannata alla distruzione, si era appunto suicidata. L'opera di Solzhenitsyn è una grande opera di memoria. È una grande opera di memoria in cui Solzhenitsyn ha voluto veramente eternare, come dice lui, la memoria, l'udito e l'occhio, racconti, ricordi e lettere di innumerevoli testimoni. E io, dice nell'epigrafe del libro, non esprimo loro la mia riconoscenza personale, è il nostro comune monumento a tutti i martoriati e uccisi. Ma l'ultima parola, appunto, non è l'uccisione, non è i delitti di questo secolo, ma la consapevolezza che l'uomo può sempre opporre al grande male la sua verità. È possibile vivere senza menzogna, può
Questo è come l'ultimo messaggio che lui lascia, lo scritto che lascia e che da ordine si pubblichi quando nel 74, dopo appunto il suicidio della Vorognanskaja, dopo la scoperta del manoscritto, verrà arrestato e poi espulso dal paese. Vivere senza menzogna, vivere nella verità, vivere nella dignità, perché il cuore dell'uomo è veramente quel campo di battaglia in cui si giocano i destini ultimi dell'umanità.